Davide, finalmente siamo qui non solo con una lettura di coppia, ma con una doppia lettura di coppia. Doppia È un lettura, un evento evento questo. storico. In tutto ciò, sappiate che il libro di cucina è ancora in corso d'opera da febbraio, ma Prima o poi finirà, credo. sì, confido che ce la faremo entro l'anno. Allora, dicevo doppia lettura di coppia perché, come saprete, se avete visto i nostri wrap-up, e se non li avete visti, Sono cavoli cagotto vi vostri. colga. Abbiamo letto Sono di... andati tutti in bagno, insomma. Esatto. No, vabbè, ovviamente si scherza. Abbiamo letto Rosso Barocco, sì, ciao. Nero Caravaggio e Rosso Barocco di Max e Francesco Morini. Adesso qui questo benedetto lettore qua non funziona, No, non vabbè, dai, collabora mai, mai nella te lo vita, fa. ma non importa. Sì. Comunque sono editi entrambi dalla Ok. Newton Compton. Grazie. Sono editi entrambi dalla Newton Compton. Questo qui ha anche un'altra edizione perché è uscito non Due anni fa. quest'anno, forse l'anno scorso, 2 anni fa. Questo costa 4,90 euro. C'è anche l'edizione a 9,90 che dovrebbe matchare con quella che è appena uscita di Rosso Barocco che costa 9,90 ed è rosso. Andiamo a confondere con lo stilista Rocco Barocco. Esatto. Allora, sono due gialli, è una serie, non so se continuerà, ma continuerà, spero di sì, perché è tutto sommato simpatica. È una serie gialla di quelle che io definirei affettuosamente da ombrellone, perché comunque non è di quei gialli molto impegnativi che dici, oddio, non ce la farò mai a finirli, chissà che cosa succederà. Sono quei gialli simpatici, ricchi di ironia, che scorrono velocemente. Io nel frattempo sto mulinando col braccio, tanto prendiamo anche il volo. Infatti, secondo me, uno dei punti forti, diciamo, quello che è proprio la trave maestra di tutta la narrazione è questo umorismo. Infatti, i due autori, Max e Francesco Morini, sono i fondatori, no, sono i direttori dell'Accademia della Comicità di Roma, quindi insegnano, fanno i corsi per comici, quindi chi più di loro sa far sorridere la gente? Infatti, io all'inizio pensavo che si trattasse di qualcosa simile a Dan Brown, era un po' prevenuto, ho detto ci saranno queste cose qui. Beh, in realtà la trama gialla, l'arte, sono tutti elementi importanti, però la cosa che veramente spinge il lettore a procedere è il rapporto tra i protagonisti, questi dialoghi molto divertenti tra il protagonista del Tre Misericordia e il suo aiutante Sopracciudesti. Fango, lo scontro, il confronto col poliziotto Ceratti, che è un cristone d'uomo, quello definiscono loro, sempre incazzato, che alla fine però li chiama sempre in casa perché loro sono in grado di risolvere questi delitti. E in più uniamo questa bellissima descrizione di Roma con tutta l'arte, tutti i suoi monumenti, Tutte le e sue la storia chiese. dell'arte è veramente ben ripercorsa, perché in un caso l'enigma di Caravaggio, nell'altro il rapporto scontro tra i due grandi geni seicenteschi, i due architetti che sono Bernini e Borromini. Borromini, diciamo, sono elementi importanti. Sì, diciamo che allora in linea generale abbiamo appunto questo libraio che però cioè, sta sempre in giro, non sta mai in libreria, mai, e ha anche lui dei suoi modi di fare molto particolari, no? Dei gesti che ripete, Si diciamo. accarezza la basetta quando Cioè, quando Fango, che poi è il narratore, dice, si sta grattando la basetta, ho capito che sta partendo a indagare. Quindi, questi sono i lati positivi, però... Cosa? No, vai avanti, vai avanti. volevo dire che però, ovviamente, ci sono anche dei lati negativi, piccoli, piccoli, ma ci sono. Io dico, il lato negativo secondo me, e soprattutto l'ho trovato al secondo romanzo. Il secondo romanzo ha fatto una cosa che per gli amanti dei gialli è tremenda. Hanno infranto la prima regola la regola numero uno del codice Knox. Se non sapete cos'è il codice Andate a Knox, studiare, studiate. caproni! Knox codificò 10 regole per i gialli che dovevano essere rispettate. La prima regola, vabbè, non ve lo sto dire, andate a leggere Ecco. perché sennò vi sarebbe uno spoiler. Comunque, però alla fine il giallo è talmente, come ho scritto anche nella recensione che sta per uscire, anzi domani sarà già uscita quando vedete questo video. Da un pezzo anche. E sono talmente divertenti questi episodi, è talmente bello ridere di questi personaggi, le battute, eccetera, che gli passiamo sopra, li Ci perdoniamo passiamo sopra come un per trattore. questa
svista, chiamiamolo, per questa volontà di infrangere una delle regole consolidate del giallo mondiale. Invece io ti dirò che, vabbè, sono piaciuti entrambi i finali, però non mi sono piaciute le motivazioni delle cose che sono successe, però non mi posso spoilerare, nel senso che con tutta quella cosa storica che ci hanno costruito sopra, poi mi è sembrato come se andassero a banalizzare il finale così brutalmente. Ma non è questa la cosa negativa dal mio punto di vista, la cosa che a me è scocciata tanto, onestamente, è l'editing. Ci sono delle virgole messe a caso, ed è una cosa che odio, la virgola messa a caso è una cosa che mi dà così tanto sui nervi che non lo so, strangolerei chi non gliele ha corrette, o chi gliele ha messe a caso, perché ci sono anche editor che fanno pasticci, eh. Diciamo che più altro è la casa editrice che non sappiamo Siamo benissimo che un po' la Newton prevenuti. Compton, ma non è che siamo prevenuti. L'ho notato anch'io che molto spesso l'editing non è il loro forte, perché e anche i grandi classici, quelli tradotti nei Mammut, ce ne sono alcuni che sono stati tradotti in maniera meravigliosa, tipo il Conte di Montecristo e i fratelli Karnowski, altri, no, i fratelli Ashkenazi, altri. E per dire quello di Wilkie Collins, La pietra di luna, anche quelle di Jack London. Quella pietra di luna è stata tradotta in maniera abominevole, ci sono talmente di ogni due righe c'è uno strafalcione. E anche Jack London non è il massimo da tradurre, quindi non so, può essere quello il motivo che Sì, magari sicuramente non è colpa i degli libri di autori. Newton Compton, invece di costare Newton 15-20 Newton Costo. Compton, non costano 15-20 euro, ne costano 9 e risparmiano su qualcosa, purtroppo l'editing, mi sa che quella. Che è un peccato. Però vabbè, dai, se volete, come ha detto Melissa, se volete un libro divertente che Sì, scorra senza farvi troppi assolutamente. problemi, da Così leggere dateci sotto consigliati l'ombrellone, perché una sono molto serata carini. che volete divertirvi, è un libro che scorra le mie passioni, questi sono due libri che Ci sono stanno. che ci stanno, non Cioè, voglio possono. dire, sono piaciuti ad entrambi, il che è Aggiungere una veramente cosa, visto epico. che Sono anche la gialli, il che è possibilità che un epico. libro che piaccia sia a Melissa è molto rara, È praticamente. rarissima, è rarissima. Poi sono ben due che sono piaciuti ad E entrambi. quindi, vabbè, aspettiamo i fratelli Max e Francesco Morini alla terza fatica letteraria. Speriamo che Ettore Misericordia torni dopo Caravaggio e Bernini, non so, su chi indagherà, su Dante, Leonardo, su Pippo Baudo, Raffaello, non so. c'entra. Così, parlo di antichità, anche quell'antico, San Damiro, cioè, Fai però, buongiorno. buongiorno, no, è già antico, è già nell'aldilà, gli hanno anche fregato la tomba quando stava, tra la Tomeina e a pochi chilometri di qui dove c'era la tomba di Buongiorno che fu trafugato. E su quell'evento fecero pure un film, L'ultimo chinotto, con Ricky Tognazzi e Iacchetti, salutare. No, ha abortito. È so che diceva abortito. Vabbè, vuoi dire ancora qualcosa? Oddio, diciamo che alla fine abbiamo detto il sunto. No, io gli ho dato un 7,5 a tutti e due, dai. Io sì, gli darò un 7 anch'io. Cioè, non gliel'ho ancora dato perché mentre lui ha già scritto gli articoli, io a oggi devo ancora scriverli, ma saranno anche già usciti quando voi vedrete questo video. Spero che nonostante tutta la nostra confusione voi abbiate più o meno capito qualcosa. E sto punto salutiamo tutti E ci vediamo alla prossima, sperando di ritrovarvi in un prossimo video. Non abbandonateci. che fai? È terminato. È già terminato. È Ciao ciao. terminato!